Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Meno 3 alla conclusione, e direi che era anche ora della serie. Quest'oggi due catture importanti, direi, ovvero quella di Regigigas e quella di Giratina, forma normale. Ovviamente bisogna avere i tre Regi in squadra, altrimenti non si può attivare Regigigas, non la quest di per sé. La quest si attiva semplicemente battendo la Lega e andando qui al Tempio. E una elefante allenatrice ci dice che solo le persone autorizzate possono entrare, ma noi abbiamo permesso di Bianca. Va bene, farlo entrare. Camilla mi ha riferito tutto. Hai un Pokédex, non è così? Nel tempio dovrebbero esserci molti Pokémon rari. Buona fortuna. Grazie mille. Quindi andiamo nel tempio. Qui si scivola, eh? Ah. Anche qui, ma non so perché l'abbiano messo, ma... magari tanto per dire, ehi guarda si scivola, stai attento sotto. Ma in realtà non è molto difficile superare questo piccolo passaggio. Infatti va anche in diagonale, si va. Nei vecchi giochi non era possibile, ma qui sì. Fregati. Bene. Ah ok, selvatico. Abbiamo anche spaccaroccia se vogliamo evitare di fare la strada lunga. Non so qual è il male minore. Usiamo spaccaroccia che è meglio. Eccolo qui. Vai, facciamo un percorso con i direzionali, che tra l'altro i direzionali del Pro Controller fanno a quanto pena. Sono fatti davvero male. Ok, vediamo un po' se mi ricordo com'era. Così, se non sbaglio. Beh, era molto più facile del previsto. Bene. E, ah, qui c'è la Pokéball, ok. Vediamo un po' che contiene. Ok, questa stanza dovrebbe essere l'ultima. Poi c'è quella dove c'è il boss. Oh! Immobile. Normale. Allora, qui e poi qua, sì, poi si va qui, poi si va per di qua e c'è il mazzo, poi scendi, poi vai qui e sei arrivato. Ah, perfetto. Prontini? È la statua di un Pokémon, dà una certa idea di potere. Leggi l'incisione, corpo di roccia, corpo di ghiaccio, corpo d'acciaio. A Pokémon riuniti il re apparirà. E allora, lento inizio. Pugno rapido, dai, vediamo un po' come va. Ha le statistiche dimezzate per 5 turni, lento inizio. O solo attacco e velocità erano. Un altro pugno rapido e poi iniziamo a lanciare le ball. Attenzione. Questo bomba non mi fa nulla, dai. Aspettila. Dai, questo è l'ultimo turno, poi dopo in grana. Dai. Bomba. Grande, ci voleva. Eccolo qui, Pokémon colossale. Una leggenda narra che abbia trainato i continenti con delle funi. Mamma mia. Mamma mia, bellissimo. E niente, rimane uno spazio vuoto. Andiamo da Giratina ora. Per Giratina è consigliabile partire da Rupepoli perché è il punto più vicino per arrivarci. C'è chi potrebbe partire anche da Pratopoli, ma io preferisco partire da qui, che è davvero il punto più vicino. Infatti, al percorso 214, una volta abbattuta la Lega, vedrete una strada aprirsi. Dunque, se riesco a farcela con la bici, perché la bici qua fa schifo davvero. Ecco qua, questa strada prima era chiusa. Prendiamola. Sentiero Fonte. Ma come Sentiero Fonte? Vuol dire che forse
Fonte Saluto. Che ci sia un altro lago a Sinnoh? No, non può essere. Ce l'avrebbero detto. Non ce lo dicono allora. Poi qui nei vecchi giochi, se non avevi scala roccia, dovevi tornare indietro e poi rifare la strada. Però non è male come zona, per carità. Dai, carina. Anche se la host non è delle più rassicuranti. Ok, scaccia bruma ci vuole. Leva la bruma. Vediamo un po' che dice qua l'iscrizione. Passa tre pilastri alla soglia del sonno prima di superare 30. In realtà questa iscrizione è molto semplice da capire. Se prima di trovare se trovi tre pilastri prima di passare 30 camere, allora va bene. Se no esci e riprova che è meglio. Non è che il gioco ti dice esci e riprova, però l'idea è quella. Devi uscire e riprovare. Quindi bisogna trovare questi tre pilastri andando letteralmente a caso. Non esiste... Ok, eccolo qua, questo è uno. Ok, non esiste assolutamente un modo per farlo, se non ricordo male. Quindi ora direi di andare qui. No, nessun pilastro. Andiamo sopra. Ok, niente neanche qui. Vediamo un po'. Ok, perfetto. 2-6. Andiamo ancora a destra, dai. L'importante è non andare mai indietro. Se questa è la cosa giusta che mi ricordo. Perché se vai indietro, torni all'entrata. Accidenti. Andiamo sopra a sto punto. Tanto è inutile, anche ve lo faccio vedere. 3-10, a posto. Adesso in qualsiasi stanza entriamo, dovrebbe esserci Giratina. Ed infatti, eccolo qua. Però l'iscrizione si può leggere? Sì. Questo è il luogo in cui si sovrappongono due mondi. Quello dove riluce la vita e quello dove la vita è svanita. Dovrebbe essere un altro quel posto, ma va bene. Ciao! È un po' arrabbiato, posso capirlo. Pressione, va bene. Acrobazia, dai. Buono, buono, buono. Ok. Beh, sì, con l'acrobazia dovrei stare tranquillo. Oscurtuffo, beh, non mi piace. Comunque non posso mirarlo, quindi diamogli una pozione d'anasia. Ricarichiamo un po' la salute. Tanto lo reggo uno scurtuffo al 100%. Wow. Un altro acrobatic e ci siamo. Sì. Vabbè, stavolta ricarico proprio del tutto per evitare un KO. E poi iniziamo a lanciare qualche Pokéball. Boia. Vai con la prima. Ci stavo credendo. Mi ci ha fatto credere Giratina. Dai. Dai Giratina. Mar comune, perché l'ha fatto? Ma è scemo? Vabbè. Forse si aspettava che curassi, non lo so. Preso. Yes.
Un po' me la sentivo questa, eh. Questa un po' devo ammettere che me la sentivo. Insomma, più difficile di Raggi Gigas, ma non troppo. Pokémon ribelle. Si dice che vive in un mondo sul lato opposto al nostro. Appare in antichi cimiteri. Così, quando gli gira bene. Soprannome Giratina, no. Le info, invece, voglio vederle. Natura allegra. Niente, ora mi sembra che qualsiasi stanza si prenda si possa uscire. Andiamocene via da qui che mi dà molto dei brividi. A questo punto io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente con un prossimo video. Bye bye!